Però questo è il modo di vivere e pensare della comunità internazionale, della comunità finanziaria internazionale, che pensa in questi termini, non pensa più sul costo storico, pensa sul fair value. Fair value che è determinato dalla capacità prospettica di generare cassa. Paolo Cafasso, testimonial di eccezione al workshop di Skillab sulla comunicazione finanziaria di oggi ed è SFO di un'impresa molto importante, anzi un gruppo, il BasicNet. Le voglio chiedere, qual è stata la motivazione che vi ha portato ad adottare i principi AS? La motivazione è stata quella di poter dialogare con degli interlocutori che parlavano il linguaggio IAS e quindi necessitavano di una comunità di linguaggio per poter avere una comunità di vedute. E quindi la transizione è stata, oltre che obbligata per essere quotata in borsa, anche abbastanza naturale. Quali sono stati i vantaggi da un punto di vista finanziario per chi adotta, quindi nel caso vostro, del vostro gruppo, i principi IAS? Sono dei vantaggi indiretti, sono i vantaggi che derivano dalla possibilità di accedere a delle fonti di finanziamento con controparti che parlano il linguaggio IAS e che quindi vogliono vedere l'azienda, leggere i dati dell'azienda redatti con i principi IAS, che siano quindi confrontabili con quelli del settore, internazionali, di altri soggetti fuori settore, poterli accumulare e gestire, valutare in modo organico insieme a quelli di tutti gli altri player si affacciano sul mondo. Quali sono le informazioni di tipo strategico che come gruppo si valorizzano all'interno dei principi IAS? Beh, sicuramente il valore dei marchi, la cui valorizzazione può essere meglio spiegata in un sistema IAS, sia per il modo di contabilizzarli, sia per il modo di per la ricchezza di informazioni che diventa normale dare nell'ambito di un bilancio, marchi che sono il nostro asset principale. E poi tutta l'attività in genere, lo svolgimento del business, che è un po' peculiare in quanto siamo una società di licensing, quindi una società abbastanza diversa dalle altre che operano sul settore con marchi di abbigliamento sportivo, ovviamente calzature sportive. E quindi lo schema IAS, cioè i principi IAS più che gli schemi, ci consentono di meglio esprimere la validità del nostro business. Che consigli può dare a un'impresa di minore dimensione rispetto al vostro gruppo nel voler intraprendere questo percorso? Il consiglio è di maturare la volontà di entrare in questo percorso direttamente al vertice dell'azienda. Deve essere il vertice dell'azienda, l'ente che governa l'azienda, che matura la decisione, matura la sensibilità verso questo tema, decide di impostare la propria azienda secondo i principi sottostanti al mondo IAS. Quindi principi di modernità, di comunicazione con un mondo finanziario, di comunicazione avanzata e di internazionalizzazione. Grazie, ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie.